Salve a tutti, gente, qua c'è Game che vi parla e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Mario e Luigi, Fratelli nel Tempo. Nell'ultima puntata abbiamo continuato nel castello di Peach, abbiamo pilotato la stronave madre che ha aperto un tubo che doveva portarci di sopra, ma ci ha portati di sotto. È un po' lunga la storia, andate a vedere, insomma. E adesso siamo nei sotterranei del castello, della principessa Peach del passato, in cui immagino non ci saranno semplici Koomba come in quello del presente, tantomeno non credo ci sarà Sogghigno, quindi però ci sono le bombe. What? Beh, teoricamente si può fare così, giusto? Non so perché l'abbiano messo, però queste qua sono proprio impazzite, arrivano da un punto all'altro facilmente, come vedete. Va bene, affrontiamole. Ecco, queste qua non sono bombe normali, ma bomba letale. Ho come l'impressione che se esplode ci ammazzino colpo solo con tutta la vita che abbiamo, qualsiasi cosa. Mi verrebbe da dire da usare il guscio? Non so quanta vita hanno. Cavoli! Posso rischiare un game over, serio? Perché sono tre sti dannati. Non riesco a crederci di essere arrivato fin qua, quindi. Boh. Ah! Ecco, vedete, è Baby Peach che ce l'ha, guardate. Non ha il counter dei attacchi fratelli. Cioè, ce l'ha infiniti Baby Peach. Devo dargli a uno dei due adulti quando arriveremo al boss finale. Adesso non serve. Ok, ho usato un guscio verde perché tanto non serve tanto. Ho paura di andarci di contatto a combatterlo perché ho paura che tipo esploda o qualcosa del genere. Però se si chiama letale, ho paura che la sospensione sia effettivamente letale. Però tutto questo solo per monete o serve per andare avanti? Da! Ok, sono meno di prima. Ottimo. Comunque non ero mai andato così avanti col guscio rosso. Perché bisogna stare zitti quando lo si fa. Spesso mi confonde il fatto di. Mi confonde il fatto che quando cambia suono, tipo quando faccio un colpo fortunato, mi fa sbagliare. Oppure quando cambio obiettivo. Ok. Magari facciamo anche un level up con i piccoli? Vabbè, se ce li hanno lasciati sti nemici perché servono, no? Però sì, ecco, usate oggetti fratelli per evitare problemi. Ah, guarda, c'erano proprio i gusci rossi, mi sa che sono proprio quelli consigliati da usare. Magari riesco a rallentarti, dato che fai sempre lo stesso tragitto. Dai, vieni. Sei proprio uno. A parte che comunque rallentarli non serve a niente, però avrebbe potuto anche diminuire le difese. La bomba riesce sempre a sopravvivere. Uso guscio rosso perché tanto ce l'ho infinito, quindi va. Mi spiace che quella tessera non valga per tutti i fratelli, però quando una cosa è troppo pia. Guarda, quante dannate monete mi stai dando? Qua c'è un'uscita. Qual è? Questa. Mi sa che è un'uscita segreta, effettivamente. Che
però sì, ci può arrivare così. Quindi ottimo. Probabilmente non ho esplorato dentro tutto quei tubi, però sinceramente da quel che vedo mi danno solamente cose. Jeans, razzo, cose, vabbè. Sapete, no, come funziona? Cambio vestiti una volta arrivati al boss, che in questo caso dovrebbe essere il boss finale. In realtà ci sono diversi boss qua dentro, se non erro. E qui forse capita qualcosa di particolare. Ora, dovrei fregarmi dei fagioli ormai, perché tanto li ho presi quelli che mi servivano. C'era qualcosa qui? No, non ancora. Non so dove debba andare per attivare quella determinata cosa. Però qui c'è qualcosa che ti obbliga a stare tutti e due. Eh? Ho l'impressione che sarei dovuto venire qui senza i piccoli. What? O c'è un minigioco? Sei un minigioco. Non ancora. Ora è schermo superiore. E qui il minigioco, no? Ecco, vedete, è tipo un boss nell'overworld. Cioè, per colpirlo al centro cosa devo fare? Questo voglio capire. Secondo me devo colpire quello davanti e quello dietro. Possibile? Sì, effettivamente ha senso come ragionamento. Se tutti gli sono dritti, puntano dritto, giusto? Ovvio. Ok, effettivamente hanno senso. Ecco, per andare lì, per dire, devo fare così. Prima attivare quello dietro e poi attivare quello davanti, mi sa. Ok, forse la cosa più difficile di sto puzzle era proprio capire come funzionava. Però, ok. Per fortuna l'ho capito almeno. Ah! Disse lui. Perché? Prima hai funzionato. Ah, perché effettivamente non c'è un dietro, quindi me l'ha fatto per forza così. Ma a quanto pare in realtà è prima davanti e poi dietro. Va bene. Dimmi che funzioni. Ma... eh? Allora mi viene a pensare in diagonale, ma in diagonale mi faceva pensare più in diagonale a destra. Quindi attiviamo questo. Avrebbe avuto più senso i due lati. Perché ecco, effettivamente adesso lì come lo colpisco? Ah, ho capito. C'è un altro metodo effettivamente. Questo. Prima quello davanti però. Qua, così. E così, ho solamente visto male. Cioè, in realtà andava benissimo anche come pensavo io, secondo me. Era anche più sensato, però vabbè. Ha un solo punto vita. Ho l'impressione che dobbiamo farli tutti. O forse c'è modo per riconoscerli? Dubito. Vabbè, facciamo per prima quello che abbiamo già fatto. Va a caso. Eh? Aspettate però. No, ok, la differenza c'è. È successo per caso che è capitato proprio su Catignaccio, cui ho appena sbagliato, ma bisogna rifarlo, perché guardate, il Catignaccio che stiamo per andare a colpire si muove più velocemente rispetto agli altri. Non l'ho notato prima, ma comunque è un caso che sia capitato di nuovo questo Catignaccio. Dimmi che è così. Esatto. Ed è ritornato il blocco là, che mi sa che serve per farci uscire effettivamente. Però io qua sotto ho visto qualcos'altro che sembra essere bloccato dalla mappa. Sì. Non riesco a capire che cosa sia però. Delle texture. Ah, ho lasciato i piccoli qui. Ok. Neanche mi ero accorto di essere senza i bambini. Però quello che volevo provare era vedere se è così. C'è da fare qualcosa? Ah, ok, va bene, questo qua è un muro.
Ah no, aspetta, quel tubo dovevamo sotto prima. Ok, dove c'è la parte extra. Va bene, allora qui abbiamo fatto. Sta immensa area solamente per il minigioco. E toglie le spine. Ok. E vai col tubo, che non è una scorciatoia questo, credo che ci porti là e basta. Ecco, ci porta proprio nella zona dove non potevamo accedere, quindi sì, dovevamo fare così. E qui c'è qualcosa per loro, ma che credo dobbiamo fare già per forza, perché comunque io vado a vedere qua però. Oltre se c'è un blocco effettivamente. Cosa servono i deraggi allora? Questo non possiamo accedere al tubo. Però questo cosa fa? Oh, ok, apre. E apre un altro passaggio. Andiamo prima nel primo, va? Meglio esplorare prima quello che ci dà. E Jinx razzo, ti muovo al secondo. Ecco, se notate, in tutto il castello c'erano questi delle alture. Che in questo momento non mi è servita molto. Credo servisse solamente per spiegare che ci sono. In tutto il castello erano sparsi sti piani alti, come vedete, dove ci sono anche delle frecce per indicarvi che potete andare. E mi sa che questo passaggio qui ha sbloccato proprio la strada per andarci. Oh. Sembra che bisogna essere frittella, ma in realtà basta fare così. E poi vabbè, per un fagiolo. Ottimo, di qua immagino si possa andare, vero? Ci sono le frecce che mi indicano. Ehi, tu puoi passare per di qua. E possiamo romperle anche queste. Non ci facciamo rompere queste scatole da secoli. Anche perché comunque mi ricordo che qua c'erano dei nemici. Quindi occhio. E io non sto seguendo una strada precisa. Dovrei andare a destra però. Cioè voglio dire a sinistra, cavolo. Non cadere di sotto, sennò. Non credo possiamo stare qui, ma non ci serve. Eccolo lì. Ecco perché pensavo che fosse un nemico esclusivo dei bambini, ma in realtà il nemico esclusivo dei bambini è la bomba. A quanto pare. Ora, se questi cosi, se questi tipi timidi mi fanno diventare più potente la bomba, è la fine. Quindi togliamoci la bomba, no? Tanto probabilmente uno dei due potenzierà l'altro. Ora ricordo che siamo quei bambini, quindi poca vita. E vabbè, loro non li può colpire. Non credo abbiamo comunque cose che... Ok. Quanta vita avranno? Abbiamo visto che ne ha poca, perché effettivamente gli attacchi con i bambini... non... comunque è resistente. Per fortuna tipo solo un attacco, ma a quanto pare non potenzia l'altro. Te cosa vuoi fare? Potenziarti da solo per ammazzarti da solo? Non può comunque. Hai veramente comunque solo un attacco. No. Ciao. Mi ha colpito una volta, non è un grande problema. Oh? Ok, no, questo è quello che già avevamo attivato, però qui c'è quello che dobbiamo attivare, giusto? Sì. Qua cosa c'è? Niente. Ma tra l'altro mi sa che questo qua è quello a cui devono andare Mario e Luigi grandi, perché effettivamente qua loro ci possono accedere, mentre invece quello dall'altra parte non ne sono sicuro. Quindi i bambini... E anche altezza bambini, però...
Vabbè, noi intanto con Mina andiamo dall'altra parte. Wow, la stessa identica stanza. Un copia e incolla. Ok. E ora dobbiamo dirigerci dalla parte opposta. Sono stupido. Vabbè, fortuna che abbiamo aperto il passaggio. Ci dice che siamo ancora nella stanza del raggio. Ah, effettivamente è così. Era qui che doveva. Tralasciamo. Mi sembrava di aver già attraversato la stanza, ma a quanto pare non era così. Ora sempre a destra dobbiamo andare. Ci conviene restare da sto lato qui e non andare da dentro quella zona. Credo. Mi sa di sì, però abbiamo un altro nemico fuloso. È accompagnato da un Rex? Ma voi siete fuori? Anzi. Allora, dato che è il MGK che ha gli attacchi infiniti, con lui gli salto sopra per abbassarlo, ma effettivamente non possiamo farlo più di tanto. L'uscio rosso spera di ammazzarlo. Quanta vita aveva? E vabbè, quando te rimani da solo non sei neanche un problema. Il problema è non poter fare il doppio salto, che è fastidioso come cosa. Non avevo visto chi ha indicato, quindi ho saltato con entrambi. Ciao. Ok, ok. Era un po' spaventoso dover combattere un Rex, ma se non l'ho fatto attaccare. Non andare da questa parte. Ecco, qui che dobbiamo andare, sì. E mi sa che questo passaggio è solo per i bambini. Quindi, sì, qua ci devono stare i bambini. Ok. Mentre dall'altra parte ci possono andare benissimo gli adulti. Qui è stato un blocco, ma sinceramente chi se ne frega. Tutti i nemici sono stati eliminati, quindi ottimo. Strano che non siano respawnati tutti. In un dungeon così grande mi aspettavo qualcosa del genere. Ok. Bene, ora andiamo. E abbiamo liberato quel tubo. E ora bisogna riunire tutti. Anzi, dovrebbe esserci un blocco tubo, quindi è inutile fare la strada con entrambi. Credo sia più semplice la strada di Mario Luigi. C'è? Sì. Grazie. Risparmiamo un po' di tempo e possiamo andare. Go inside e andiamo. E ci ha portato da questa parte qui, dove c'era effettivamente la strada bloccata. Quindi possiamo proseguire di qua. E qua c'era anche un segreto nel castello originale. Quindi
Va bene. E se non sbaglio c'era nascosta anche qui a fagiolo? O un blocco nascosto? Boh. Quanti di voi? E vabbè. Vabbè, qua si capisce che dovevamo essere qui adesso, perché guardate, ci sono i nemici che c'erano solo nelle foglie. Però prima lui sì, continuiamo con lui, perché tutti sti cosi non creperanno in questo colpo. Ecco, teoricamente mi conveniva usare un attacco, fratello. Questo è vero. Già, non mi sono dimenticato di te. Ok, il Rex è stato potenziato. Forse attacca solamente... No. Forse va a potenziare solamente i nemici che sono già stati attaccati. E sarà questo il suo punto debole? Boh. So solo che Luigi mi sta crepando. Il punto è che mi vorrei sconfiggere sto coso prima che vada a potenziare anche l'altro. Spero non faccia il meteorite. Non fare il meteorite, te vecchio. E vabbè, è sopravvissuto, questo mi stupisce. Vabbè, si è sacrificato Mario per avere un po' di danno. Ora, dando un ultra fungo a Luigi, non dovrebbe più romperci per un po'. E ora direi, usiamo un attacco fratello, che ne dite? Stiamo dando di guscio rosso, quindi... Dannati colpi fortunati che mi distraggono. Smetti con questo meteorite, non è l'unica mossa che hai. Dannazione, lo fai apposta. Yeah. Vediamo di attaccare un po' sto coso qui. Oh, grazie. Almeno uno ce lo siamo tolti. Ecco, tieni. Quando lo fa il vecchio è semplice. È il dannato bambino il problema. In generale tutti gli attacchi che sfruttano il doppio schermo sono un problema. Quando sei da solo, fai schifo. Ciao bambino. E Fungo Max. Perché c'è uno di questi? Questi li sconfiggiamo in un turno, per questo conviene sconfiggerli prima, però ci sono loro che useranno meteoriti a... Ok. Respira profondamente. Liberiamoci di sto coso, che a quanto pare mi sa che la mia teoria è esatta. Non va a potenziare nessuno finché non li danneggiamo. Ok, va bene, sto attacco mi va benissimo. Anche questo un po'. Visto? Se non fate meteorite siamo a posto. Prendete, facciamo un patto, voi non usate meteorite, io non vi ammazzo. No, vi devo ammazzare, mi spiace. Però vedo che ci state. Crepa per piacere. Ok. Il problema è che mi hanno dato l'attacco, perché adesso sto bambino è in vita e andrà a riprendere questo dannato vecchio. Ok, non è da far riprenderselo. Ottimo.
Dai, vecchio. È anche la tua ora di andare in pensione. Ciao. E addio. Uff. E Baby Mario level up, ok. Cosa possiamo fare? Mi piacerebbe mettere un attacco, perché comunque punti vita e punti difesa non servono a niente contro il boss finale, perché se avete loro due, se avete i bambini, nel boss finale siete già morti di vostro. Quindi non dovete esserlo. Quindi l'attacco è l'unica cosa che si potrebbe potenziare. Nella velocità hai tutti i sei. Seriamente? Anche qui, tutti i sei, oh! Va bene, dato che vuoi tanto potenziare la velocità. Sei flash. Anche qua tutti i sei sulla velocità, ma qua c'è un pochettino. Do questo perché comunque su difesa. Boh, così. Anche la velocità non mi serve a niente contro il boss finale per i bambini. Fiore mix pari 2, tascate ghiacci. A quanto pare ce li danno tutti, non ce n'è uno nel fatto. Però sì, quello verde, guscio verde. Oh. Ok, ora. Ultima cosa. Bene. Quindi ora possiamo finalmente andare ad attaccare. Perché non riesco a contrattaccare? A farti un attacco prioritario, dannazione. Ora, tu abbassati. Meglio non fare un attacco fratelli perché quei dannati cosi andrebbero a potenziare qualcuno. Quindi per ora attacchiamo, come abbiamo fatto prima, per ora attacchiamo uno solo, perché adesso uno dei due cosi andrà a sacrificarsi. Andrà sul Rex uno dei due. No. Ok. Vabbè, in caso si fosse andato a sacrificare, comunque per questo non ho attaccato uno dei due, perché sennò sarebbe stato un attacco sprecato. Però, vabbè. Ok, uno è andato. Ok, quando lo fa dalla prospettiva di solo uno dei due è più difficile la cosa, perché il timing è diverso. Finito, grazie. Ciao. Oh, te pareva. Quando lo fa il bambino non riesco mai a colpirlo, dannazione. È così difficile colpirlo? No, se giocate da un DS normale. Solamente il problema è che io ho gli schermi così. Ok, grazie. Oh, ora finalmente possiamo andare avanti. E ricostituenti per 3. Non ricordo se il boss finale può avvelenare, sai? Ma è molto fastidioso quando i boss finali possono avvelenare. Ora, questo dove porta? Dall'altra parte della statua, vero? Sì. Ci siamo praticamente. Quindi attiviamo le ultime cose e ci saluteremo dentro la statua. Ma Luigi? Oh, muori. Uovo bomba, sì, quello che di sicuro userò. Però mi sa che vediamo se andare qua sotto. Per tipo disattivare questo. Oh, pensate che lui fosse lì per disattivare per qualche motivo.
di che altro spero di ricordare bene, ma dentro la statua dovrebbe esserci l'ultimo tubo della scorciatoia. Il primo non so dove fosse, il primo tubo della scorciatoia, però qui dovrebbe esserci l'ultimo, giusto? Spero. Lì c'è qualcosa che effettivamente possiamo raggiungere con questo. Grazie. Un bel po' di roba. Tutti oggetti sono. Grazie e grazie. E va bene. Vai. Ecco, qua c'è il tubo. Credo sblocchi la scorciatoia, vero? Si direbbe di sì. E anzi, sblocca la prima. No, può essere quella di là, quella prima, va bene. Va bene, quindi mi sa che noi ci salutiamo, perché se credo che la prossima puntata sarà anche l'ultima. Quindi, da Jack and Kerry è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito questa... grazie per aver seguito questo episodio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!